Pace bene, ben trovati anche oggi, 5 febbraio. Ricordiamo Sant'Agata, ascoltiamo la sua storia. Agata. Il suo nome deriva dal greco agatè e significa buona. Nasce a Catania probabilmente intorno al 235. In un periodo in cui le persecuzioni contro i cristiani erano molto forti, venivano costretti ad abiurare alla fede cristiana con sacrifici agli dèi. Il rifiuto comportava la denuncia, l'arresto e la tortura. Agata apparteneva ad una ricca e nobile famiglia. I suoi genitori la educarono secondo principi cristiani. A 15 anni si consacrò a Dio e il vescovo di Catania, durante la cerimonia chiamata Velazio, le impose il flammeum, che era un velo rosso che indossavano le vergini consacrate. Catturata, viene condotta nel palazzo pretorio da Quinziano, che se ne invaghisce a tal punto da affidarla ad una cortigiana di facili costumi, Afrodisia, per renderla più disponibile ai suoi capricci. Afrodisia fallisce nel suo intento e la restituisce al proconsole, che, adirato, la sottopone ad un processo. Il giorno successivo, Agata viene sottoposta ad atroci torture. Le vengono stirati gli arti, scottata con lamine infuocate, lacerata con pettini di ferro, e le vengono strappati o tagliati i seni con enormi tenaglie. Questo supplizio sarà la sua rappresentazione iconografica. Sant'Agata con i seni posti su un piatto e con le tenaglie. Tornata in cella, tutta dolorante, viene visitata da San Paolo Apostolo, che, accompagnato da un bimbo portalanterna, le risana le ferite e i seni. Riportata davanti al proconsole, che, sconcertato e stupito, la vede guarita, ordina che venga bruciata. Viene posta su un letto di carboni ardenti, ma mentre il suo corpo bruciava, il velo rimase intatto, divenendo una delle reliquie più preziose della santa. Durante questa tortura, un grande terremoto colpisce Catania, facendo crollare parte del pretorio e seppellendo i due carnefici di Quinziano. Il proconsole, impaurito, ordina di riprendere il corpo della Vergine e di riportarlo in cella, dove dopo qualche ora morirà. Sant'Agata diviene patrona di Catania e protettrice contro le eruzioni vulcaniche e contro gli incendi. Il velo di Sant'Agata è stato portato più volte in processione davanti alle colate della lava dell'Etna, avendo il potere di fermarla. Infatti, nel 1886, durante una delle ricorrenti eruzioni dell'Etna, il vescovo di Catania portò il velo in processione e la città di Nicolosi venne risparmiata. Sant'Agata è venerata anche in altre città, Palermo, Roma, Milano, nella cui diocesi si contano almeno 26 chiese a lei intitolate. Il Duomo di Catania conserva le reliquie della Santa Ittuzza. Il busto argenteo viene portato in processione e posto su un fercolo, una macchina trainata con due lunghe robuste funi da centinaia di giovani appartenenti a 11 corporazioni di mestieri tradizionali. Come non intenerirsi al cospetto della storia di questa ragazza costretta a sopportare tanto e poi tanto per la fede. Agata fa invaghire proprio il proconsole della città, colui che si stava occupando delle persecuzioni. Forse non è solo questo, forse essendo anche Agata ricca c'era anche un interesse di confisca dei beni. Fatto sta che questa giovincella, casta, bella e pura, è un'immagine che diventa da distruggere quando non si può possedere. Iniziano tanti tentativi di deturpare questa bellezza, come per esempio l'idea di affidarla a, diciamo, alla rieducazione da parte di una donna, una poco di buono, che avrebbe dovuto piano piano instradarla verso le vie della non castità, della non purezza. Ma lei non cede. Agata è forte.
e la sua forza, noi preghiamo proprio oggi, sia donata a tutte le ragazze che stanno passando gli stessi problemi, a tutte le ragazze che sono tormentate proprio perché possiedono una bellezza che vuole essere posseduta e non vuole essere rispettata. Ma anche preghiamo per tutti coloro che non sanno approcciarsi con la dovuta delicatezza e con il dovuto rispetto alla bellezza. Per questo invochiamo la protezione di Sant'Agata. Sant'Agata, prega per noi.